No, רקובות. בקטע הזה דובר על ההתפשטות מלמעלה למטה, אם אני מבין. ועכשיו אנחנו בסוכות, אנחנו בונים סוכה. In questo estratto noi abbiamo parlato sopra la ascensione da sopra a sotto. Adesso stiamo in Sukkot e stiamo costruendo la copertura. Come si connetta se che stiamo lavorando adesso da sopra a sotto? Non è che desideriamo costruire la decina nella nostra anima e comincia a scoprire le qualità dell'anima. Noi abbiamo costruito più o meno una connessione fra di noi e abbiamo creato l'occultamento e il creatore verso di noi, e non vogliamo avere rivelazione se non attraverso la sua equivalenza, cioè diciamo che siamo sotto sotto il tetto, e allora adesso sotto di Isacco iniziamo la costruzione e la rivelazione del Borà in accordo alla nostra equivalenza di forma. È dovuto a che noi stiamo in un vaso completo, buono, corretto, e stiamo sotto di Isacco, questa restrizione, allora che gradualmente iniziamo a lavorare con questa desideratrice vera, perché non sia egoista, ma che nella maniera possibile sia in d'azione. E allora questo è quello che andiamo a scoprire nella connessione fra di noi. Avvicinarci allo schermo e scopriremo la qualità di Abramo, questa adazione mutua dove noi ci relazioniamo meravigliosamente in maniera molto bella, in d'azione uno verso l'altro, solamente vogliamo avere contatto uno con l'altro in una maniera molto piacevole, perché i miei amici sono qualità della mia anima, e allora devo scoprire che io non vedo i loro visi, se no che in ognuno che il creatore ha unito come gruppo, lì solo è dove io voglio lavorare, il creatore le ha unite d'accordo alle nostre qualità, ci ha unite d'accordo alle nostre qualità, e allora questa è per la nostra rivelazione, però devo lavorare con tutti di forma che la luce superiore e il creatore ci inizia a esporci nella relazione fra di noi. Allora da lì io devo rivelare questa rivelazione, questa qualità chiamata Chesed, cioè solo buono, solamente buona, bella connessione, senza critica, senza niente. Il creatore ha organizzato questa di tal forma che stiamo noi qui, come dice il creatore, prende la mano della persona, la mette sulla buona fortuna e gli dice prendi. E allora se io sto ricevendo questi amici, io li accetto in una qualsiasi forma che io ho terminato qua. Io li accetto con tutto il cuore. Io voglio dare tutto quello che io ho, come dovrebbe essere realmente in una decina spirituale. Questa è la misura di Abramo. Questa è la qualità di Abramo. E noi oggigiorno dobbiamo scoprire che questa è la qualità con la quale io mi relaziono con gli amici. Non è sufficiente. Ora devo aggiungere qua i miei propri sforzi, le mie proprie forze. In una qualche forma noi abbiamo questi stati nella quale abbiamo questa espressione superiore, siamo disposti a saltare, siamo tanto belli, siamo tanto buoni e questi siamo noi sotto l'influenza della luce superiore. Questi non siamo realmente noi. Adesso dobbiamo portare la rivelazione fra di noi e con la nostra partecipazione, la nostra propria partecipazione, questo si chiama Isacco, dove io comincio con il mio desiderio di ricevere, devo arrivare e fortificare la connessione fra di noi. La connessione fra di noi con Abramo è una rivelazione passiva, e arriva dall'alto, è quello che ci connette. Come quando vediamo e sentiamo queste cose nel gruppo e sentiamo che tutti stiamo in una nuvola. E adesso noi vogliamo utilizzare le nostre forze per fortificare la connessione fra di noi.
e scopriamo un po' di più del nostro desiderio di ricevere, però per connetterci, però già abbiamo iniziato a notare la differenza, la distanza fra di noi. E noi vogliamo organizzare questa distanza fra di noi, e questo si chiama Isacco, che sta lavorando, è una forza, è molto speciale che c'è in ognuno di noi.